Il cancelliere austriaco Kurz mantiene chiuse le frontiere con l'Italia e a soffrirne sono le persone che vivono lungo il confine. La Grecia, stremata dalle politiche rigoriste della Troika, teme che il coronavirus possa danneggiare la stagione turistica. La politica in Croazia, Serbia, Macedonia, Kosovo e Montenegro in bilico tra elezioni e scontri identitari. L'epidemia da Covid danneggia anche gli allevatori di ostriche in Dalmazia, rimasti senza gli abituali compratori. Il naufragio dell'umanità che non aiuta i profughi nel mare della Grecia, lo racconta una mostra del fotografo Italo Rondinella a Venezia. Il piacere di gustare un caffè espresso italiano o anche solo di annusarlo. Un lusso per chi è rimasto appena al di là del confine di Tarvisio con l'Austria, bloccato dall'emergenza coronavirus. Manca persino la tazzina del caffè e poter andare a prendere qualcosina al bar. Ormai sono più di 2 mesi che non possiamo passare il confine, non possiamo vedere il partner o piuttosto i nostri figli, non possono andare dai genitori o dai nonni. Sono 473 i tarvisiani che negli anni sono andati a vivere in Austria, 273 famiglie. Nel lembo più a nord-est d'Italia, in molti hanno deciso di trasferirsi in Carinzia, a pochi chilometri di distanza, anche per godere di uno stato sociale più generoso. Mai avrebbero potuto immaginare però di dover incontrare i propri cari attraverso delle sbarre. Questo confine non è mai stato chiuso neanche durante la guerra e adesso che siamo nel 2020, Vedere queste sbarre fa rievocare insomma cose passate che si pensava ormai sopite. Ad eccezione di lavoratori transfrontalieri e trasportatori, Austria, Italia e la vicina Slovenia hanno adottato la politica della quarantena per gli ingressi dall'estero. Così mamma e figlia devono passarsi la spesa come possono. Approfittiamo di queste sbarre per vederci e parlare un po', stare un po' insieme. Com'è vedersi con queste sbarre in mezzo? Bruttissimo. Abbiamo anche i nipoti, la nipotina, altri 2 nipoti. E sono 3 mesi che non posso abbracciarli, baciarli. Quando sei qui con me. Il cielo in una stanza, Enzo Salzano deve continuare ad ammirarlo dalla sua casa oltre confine. La Soda Italian Band, di cui il cantante, la può vedere solo a distanza. Essendo in pensione non posso passare il confine e qualche lavoro saltuario con la mia band in Italia prevalentemente non riusciamo neanche a fare prove se non in videochiamata, quindi siamo bloccati anche dal lato economico. Anche. Se l'Italia vuole aprire i confini dal 3 giugno, non è detto che i turisti austriaci possano venire così presto. Il cancelliere Sebastian Kurz è molto cauto sulle riaperture con l'Italia, arrivando a scontrarsi con gli alleati di governo dei Verdi. Il Friuli Venezia Giulia, con i suoi 9 milioni di presenze di visitatori dall'Austria nel 2019, subisce così danni ingenti, tanto da spingere il governatore Massimiliano Fedriga a parlare di dumping turistico. Se qualcuno vuole chiudere i confini con l'Italia e invece lasciarli aperti con la Germania, come per esempio il caso dell'Austria, questo evidentemente non è mirato a tutelare la sicurezza sanitaria dei propri cittadini, ma a creare una distorsione del mercato, impedendo di fatto a chi vuole trascorrere le vacanze nel nostro paese di poterlo fare. I tavolini dei bar di Tarvisio non si riempiono senza gli austriaci, ma ancora peggio va alla signora Franca, che al valico di Coccao prepara caffè e cappuccini da 56 anni alla fedele clientela d'oltrefrontiera. È desolante, non c'è niente, non vede. Io sono aperta da 2 giorni, farò 10-20 caffè al giorno, tutto qua. Eppure la voglia di tornare ad assaporare l'Italia è grande. Mi chiamano di continuo dall'Austria, mi dico: Franca, quando aprirai? Io dico: cosa volete che vi dica? Nella pizzeria a fianco è la stessa storia. Vogliamo la pizza italiana, però finché io glielo dico, il problema non siamo noi, sono i confini chiusi, perché loro dovevano fare la quarantena, poi nessuno viene, loro possono anche venire di qua, ma se poi devono mettersi 15 giorni in quarantena non vengono, no?
questo periodo si chiama Capende Junio. La stagione turistica inizierà il 15 giugno, una data che permetterà la riapertura degli hotel stagionali e gradualmente dal 1 luglio inizieranno i voli internazionali verso le destinazioni turistiche. Saranno effettuati i controlli a campione su chiunque entri in Grecia. Applicheremo protocolli igienici e sanitari. Tra aprile e maggio il turismo ha toccato il punto più basso. Qualunque traguardo sarà comunque un guadagno, commenta il premier Kyriakos Mitsotakis quando annuncia alla nazione la riapertura dei flussi turistici. 11 milioni di abitanti, poco meno di 3.000 contagi, poco più di 170 decessi. Un blocco sanitario rigido e precoce ha permesso alla Grecia di essere tra i meno colpiti dal Covid-19. A vincere la guerra alla salute, come dice lo stesso primo ministro, che spera di raddoppiare la vittoria con l'economia. Essendo proprio la Grecia nell'Unione a guidare la classifica con il più pesante crollo del PIL, 9,7%, subito dietro Italia e Spagna. Ed è proprio il turismo nel paese balcanico a valere un terzo del prodotto interno lordo, alimentato dall'interesse per i più importanti siti archeologici al mondo. Nell'Acropoli, riaperta dopo oltre 60 giorni, il lavoro oggi è più complicato, dice Elena, guida turistica autorizzata. Dobbiamo scalare la collina dell'Acropoli, mentre farà molto caldo. Saremo costretti a respirare con la mascherina, mentre allo stesso tempo parleremo. Sento che sarà difficile per noi, ma anche per i visitatori. Spesso abbiamo a che fare con persone anziane che hanno difficoltà a salire sull'Acropoli. A causa delle alte temperature, la mascherina sarà sicuramente un'esperienza spiacevole. Priorità salvaguardare i posti di lavoro e aiutare i professionisti del settore ad impostare la ripresa o, come annuncia Atene, a preparare l'enorme contrattacco nel 2021. E mentre una commissione speciale guidata dal ministro del turismo, Chioaris, sovrintende alla strategia del settore per i prossimi 20 anni, l'esecutivo annuncia un piano di 25 miliardi a sostegno dell'industria turistica, sussidi e sgravi fiscali per 5 mesi, taglio dell'IVA dal 24 al 13% su caffè, bevande e biglietti per aerei, traghetti e autobus, utilizzando i fondi dell'Unione del programma SURE, una sorta di cassa integrazione europea, e sovvenzionare parte degli stipendi degli oltre 2 milioni di addetti del settore turistico. Distanze di sicurezza, colazione in camera, niente buffet, men che meno assembramenti. A Santorini Panagiotis si prepara a riaprire il suo albergo. La priorità è garantire la nostra sopravvivenza. Fondamentalmente stiamo cercando di estendere la stagione in modo da avere il maggior profitto possibile e consentire di coprire i nostri costi quest'anno. Seppure non sembra scartata l'ipotesi di un passaporto di immunità, la Grecia ha pronta la lista dei paesi da aprire al turismo, a partire da quelli con i più bassi contagi, l'area balcanica, quelli del Baltico, la Germania. Restano chiusi i passaggi da e con l'Italia. Un elenco comunque da aggiornare in progress, mentre si palesano i risultati della fase 2 in Europa e nel mondo. Ma in Grecia si sa, l'ospite è sacro e Spiros incarna l'autentico spirito greco. Abbiamo avuto pochissimi casi di Covid-19 rispetto ad altri paesi. Abbiamo avuto pochissimi morti, grazie a Dio. Quindi tutti dovrebbero venire in Grecia. Io, Spiros Bairaktaris, aspetterò tutti con tanto amore. Per l'area ex jugoslava si prospetta un'estate elettorale di incertezza politica. I croati il 5 luglio voteranno per rinnovare il Parlamento. Il premier uscente, il conservatore Andrej Plenković, ha scelto di anticipare le elezioni per evitare i contraccolpi della crisi economica provocata dal coronavirus. Nel paese, di circa 4 milioni di abitanti, i morti sono stati poco più di 100 e l'epidemia sembra sotto controllo. Plenković e l'HDZ, il partito fondato da Franjo Tudjman, subiscono però dure critiche anche per non aver varato una legge per la ricostruzione di Zagabria, la capitale ferita in marzo da un terremoto. Elezioni parlamentari il 21 giugno anche in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić, conservatore sovranista, leader del partito progressista, voleva tenerle già in aprile, ma sono state rimandate a causa dell'epidemia.
elezioni pesantemente contestate dall'opposizione sia di destra sia liberale, che accusa Vučić di autoritarismo. Vučić è l'espressione dell'apparato statale profondo, in questo senso è il garante della continuità statale sia all'interno che all'esterno del paese. Per questo, in questo lui trae la sua forza e in questo senso, per certi modi, possiamo anche paragonarlo a Putin come uno che è riuscito a trovare la quadratura del cerchio all'interno di una situazione che prima era instabile. La stabilità che Vučić, secondo Bruxelles, Mosca e Washington garantisce, dovrebbe servire a trovare un accordo con il Kosovo. Il giovane Stato è senza governo dopo che l'esecutivo formato dal nazionalista di sinistra Albin Kurti è stato bocciato in Parlamento, anche perché, a differenza del presidente Thaci, Kurti non accetta il progetto americano di uno scambio di territori tra la Serbia e il Kosovo. Uno scambio territoriale tra Belgrado e Pristina potrebbe sicuramente portare a una soluzione pro tempore della questione kosovara, qualora ovviamente ciò significhi il reciproco riconoscimento internazionale di Serbia e Kosovo. Ovviamente tutto ciò dovrebbe avvenire all'interno di un quadro costituzionale che continui a garantire i diritti delle rispettive minoranze, ma non significa altrettanto che questo precedente non venga poi utilizzato in altri luoghi della regione o in altri luoghi del globo, dove sono altri interessi, altre frizioni geopolitiche simili. La Macedonia del Nord ha un governo provvisorio dopo che l'esecutivo del socialista Zaev è stato costretto alle dimissioni. Le elezioni, che si dovevano tenere in aprile, anche in questo caso sono state rinviate per l'epidemia. Zaev aveva concordato con la Grecia il cambio del nome del paese da Macedonia in Macedonia del Nord, in cambio della promessa di entrare nella NATO e di iniziare il processo di adesione all'Unione Europea. Il paese è ora nella NATO, le porte dell'Europa rimangono però ancora chiuse. Qualsiasi sia il risultato elettorale in Macedonia, credo che l'orientamento pro-NATO e pro-Unione Europea del paese sia assolutamente fuori discussione. La Macedonia è e rimarrà membro della NATO finché questa organizzazione esisterà e, al di là dei colori al governo, vorrebbe essere parte dell'Unione Europea già da diversi anni. È a Bruxelles che devono decidere sul futuro europeo di Skopje. A preoccupare è anche lo scontro religioso in Montenegro, paese che è membro della NATO. Il presidente Djukanovic ha varato una legge che nazionalizza i beni della Chiesa ortodossa serba a favore della Chiesa montenegrina, provvedimento che moltissimi cittadini osteggiano anche con manifestazioni di piazza. In Montenegro non si può tracciare una linea diretta fra l'appartenenza religiosa, specialmente fra Chiesa ortodossa montenegrina e quella Chiesa ortodossa serba, e l'appartenenza nazionale. Per cui sì, da un certo punto potrebbe preoccupare l'evoluzione della situazione, ma speriamo che non ci siano appunto violenze. Il conflitto di religione ha oscurato la buona notizia. In Montenegro da 3 settimane non si sono registrati contagi da coronavirus. Il governo romeno, per rilanciare l'economia del paese colpita dall'epidemia da Covid-19, ha predisposto un ambizioso programma di lavori pubblici. Tra questi anche la costruzione di oltre 30 chilometri dell'autostrada Sibiu-Pitesti. A realizzare l'opera sarà il gruppo italiano Astaldi. Il contratto vale 356 milioni di euro. L'85% dell'investimento è finanziato dall'Unione Europea. Con questa nuova commessa, il portafoglio lavori di Astaldi in Romania ha raggiunto il valore di oltre 1 miliardo di euro. In Croazia le ostriche di Malistone, quelle della baia di Briesta sulla penisola di Sabioncello, pochi chilometri a nord di Dubrovnik, sono un orgoglio della tradizione gastronomica nazionale. Un ambiente ideale per le ostriche grazie all'apporto di acqua dolce e minerali del fiume Neretva, la salinità dell'Adriatico e le particolari condizioni climatiche. Gli allevamenti sono a conduzione familiare. Il blocco del turismo provocato dal coronavirus sta danneggiando gravemente questa attività.
Negli anni scorsi quasi la totalità delle ostriche veniva consumata in loco dai turisti attratti da Dubrovnik e dal mare della Dalmazia. Lo Stato ci ha aiutati. Abbiamo avuto delle sovvenzioni per non dover licenziare i lavoratori. Queste però sono solo soluzioni temporanee che ci permettono di sopravvivere 2 o 3 mesi. Se durante l'estate le persone non potranno viaggiare, se i turisti arriveranno con il contagocce, forse per questa stagione resteremo a galla, ma se la crisi del coronavirus continua, le nostre attività falliranno. Gli allevamenti di ostriche di Malistone producono circa 2 milioni di pezzi ogni anno. Le ostriche di Malistone vengono consumate soprattutto dai turisti che visitano Stone e Dubrovnik. Il 90% delle nostre ostriche viene consumata subito, direttamente nei nostri agriturismi o nei ristoranti e osterie della zona. I nostri clienti sono soprattutto turisti. Senza di loro, nei mesi scorsi, dall'inizio dell'epidemia, le vendite sono crollate. Le ostriche vengono allevate su delle corde immerse nel mare. Dopo un anno gli allevatori selezionano i molluschi della grandezza giusta e li fissano su altre corde, che poi sono nuovamente rimesse in mare per altri 2 anni, quando le ostriche raggiungono la dimensione ideale per essere consumate. Un lavoro manuale, pesante, che viene fatto in inverno. Il lavoro deve continuare, dobbiamo preparare i nuovi allevamenti, coltivarli. Ogni ciclo di allevamento dura 3 anni. Il problema è che senza turisti non possiamo piazzare il prodotto. Probabilmente subiremo delle perdite gravi. L'ostrica è un alimento delicato che va consumato subito. Poi, se non le raccogliamo in estate a causa dell'elevata salinità e temperatura, molte vanno perse. Gli allevamenti di ostriche hanno indotto un turismo specifico da buon gustai. L'appuntamento quest'anno purtroppo mancato per il coronavirus è per marzo, per San Giuseppe, quando le ostriche sono migliori. Un prodotto del mare che però si gusta benissimo anche in estate, crude, condite con il limone. Buonissima anche la zuppa di ostriche, i risotti oppure alla griglia. Un catalogo di reperti, oggetti abbandonati sulle spiagge della Turchia di fronte all'isola di Lesbo, fra Babakale e Ayvalık. Forse restituiti dal mare, appartenevano dei naufraghi in fuga verso occidente. Il fotografo ha cominciato a ritrarli sistematicamente con la stessa inquadratura e la stessa luce, ma poi ha deciso che la fotografia non bastava e li ha raccolti. A Venezia, nella mostra I magazzini del sale, ci sono entrambi, la fotografia e l'oggetto. Le persone che hanno tentato l'avventura attraversando il mare molto spesso arrivavano con quante più cose possibili e poi arrivati lì si rendevano conto che il tragitto in barchino era difficile da gestire con tutta quella roba e quindi dovevano abbandonarle. Più che altro gli intimavano di abbandonarle. Ci sono medicine, l'acido folico prescritto alle donne incinte, fototessere, chiavi di temporanei alloggi, probabilmente a Istanbul, tutti raccolti nella sabbia delle spiagge attraversate dai migranti in fuga e al tempo stesso affollate dai bagnanti. Shipwreck Crime non è un progetto sul fenomeno migratorio, ma sulla possibilità di provare commozione per storie di singoli individui. Convivevano nella spiaggia le tracce di questo esodo, di questa tragedia, e invece le voci e l'attività dei bagnanti. E l'idea che queste due situazioni convivessero mi ha creato un certo shock, effettivamente, per cui ho deciso di raccoglierli. Mi è sembrato che fotografarli non fosse sufficiente e che quindi raccoglierli per poi mostrarli, con l'idea di restituire dignità a questi oggetti e quindi restituire dignità anche alla vita di coloro a cui questi oggetti erano appartenuti. Chi è riuscito a superare questo braccio di mare è approdato a Lesbo. Nel campo profughi di Moria, sull'isola greca, ci sono 20.000 persone chiuse in quarantena dal 23 marzo in condizioni igieniche drammatiche. Medici Senza Frontiere ha più volte chiesto l'evacuazione del campo, dove è impossibile mantenere le misure necessarie per prevenire il contagio, senza ottenere risposta.
Fino ad oggi la diffusione del virus è stata molto limitata e il numero di casi positivi sulle isole e nel resto della Grecia continua a essere molto basso. Quello che sta aumentando nei campi è la disperazione delle famiglie che trascorrono qui mesi, anche anni, in tende di fortuna, in attesa di una risposta alla richiesta d'asilo presentata all'Europa. Dall'inizio di marzo, da quando la Turchia ha riaperto le proprie frontiere, le autorità greche però non accettano più richiedenti asilo. Chi arriva a Lesbo viene trasferito direttamente in campi sulla terraferma per essere espulso verso il paese d'origine. Decisioni in contrasto con tutte le convenzioni internazionali assunte nell'indifferenza dei partner europei per quanto da anni avviene sulle isole orientali della Grecia, a Lesbo come a Samos, a Chios, Leros e Kos.